Tu non dormi mai di notte? È per te. Per me? Cara Marianna, volevo dirti che sei molto bella la mattina appena alzata. Mi piace la vena azzurra che hai sulla tempia. Ho una vena azzurra. Qui. È la vena dell'ansia. Appare e scompare, come certe isole. Nelle vene c'è tutta la verità. Lo terrò presente. Grazie per la lettera. Posso aspettare qui fuori? Però non guardare. Una serratura senza chiave è una grossa tentazione, sai? Non è da te. Sì, è da me. È da me. Marianna? Sì. Io avrei voglia di accarezzarti. Sono fidanzata con tuo fratello. Se il problema è tagliare il burro, non importa se la lama è a punta o rotonda. Potrebbe bastare anche un cucchiaio. Voi dici? Ho detto che potrebbe bastare anche un cucchiaio. Per far che? Per tagliare il burro. Vuoi fare colazione? Era un esempio. Ah, sì, ho capito. No, non hai capito. Sapessi che è inferno l'infanzia per noi grandi. Quante domande senza risposta. Ce n'è una che non riesco a togliermi dalla testa. Secondo te Dio ha l'ombelico? Silenzio, che svegli Valerio. I silenzi. Ne conosco uno bellissimo, che si sente una volta sola, nella vita. È il silenzio del cubetto di ghiaccio, abbandonato in una tazza, sul tavolo di marmo del giardino. Hai la barba lunga, mi fai il solletico. Bella, quando ridi. Bella. No. Bella. Virginale. Ma che fai? Puttana. Che fai? Che fai? Non lasciami, oh. Che fai? No! Oh. Oh. Perdono! 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 Complimenti, complimenti, viva le Aragoste! E lasciami! Da quando sei entrato in questa casa non fai che dire lasciami! Ho bisogno d'aria. Lo capisci che mi hai deluso? Non so che farci. Oh, la signora non sa che farci. Sai cosa penso di te? Ma pensa quello che vuoi. Sei una puttana! Cercare marito? L'avevi trovato! Io! Ho cambiato idea. Oh, troppo facile. E togliti! Chi vuoi che ti prenda, eh? Zitella! Tu sei un uomo piccolo.
Ha parlato la grandonna, va! È mediocre! Va, va a vendere le case, che meglio! Dove credi di andare? Sai che cosa voglio? Sì, me l'immagino. No, tu non te lo puoi immaginare. Io ho voglia di volare in alto, senza nessuno tra i piedi. Che mi dice cala cala? Ho voglia di rompermi l'osso del collo! L'osso del collo che si è rotto il mio! E adesso te ne vai! Come se niente fosse! La tua valigia è qui! Proprio non hai capito, eh? Cerca di non dimenticare niente, eh? Che poi domani torni con la scusa che hai dimenticato qualcosa. Non ci sperare! Vai via! E prenditi anche questi! Ti vuoi sbrigare? Sto facendo del mio meglio! E portati via anche queste tisane del cavolo! E le tue bistecche di soia! Non mi piace la soia! E a me non piace la mia vita come l'ho vissuta fino ad oggi! Figurati se mi piace la tua! Ti avrei dato tutto! Quello che cerco io nel tuo tutto non c'è. Dimmelo cosa cerchi. Non lo so. Io sono uno che lavora. Sono una persona onesta. No, tu sei soltanto un comune mortale adulto incolume. È un delitto? Sì, è un delitto. E allora vattene! Sparisci! Antonio, vieni a salutare! Marianna se ne va! Sì, Marianna se ne va e non torna più. Marianna sta cercando quel che non c'è. Per trovare quel che non c'è ci vogliono una fantasia feroce e un cuore mansueto, cose che gli uomini mediocri non possiedono. E cercando quel che non c'è, si scopre che chi insegue è sempre più felice di chi fugge. Questo l'hai letto nel libro Frontespizio? Sì, è un libro molto bello. Se tu l'avessi letto meglio, forse oggi partiremmo insieme. Marianna, per piacere, avresti uno specchietto? Senza specchietto non si vede niente, né con la destra né con la sinistra. Te lo posso dare io, aspetta. Finalmente ti rivedo. Te lo regalo. Grazie. Parti? Sì. E ho molta fretta. E vai lontano? Lontanissimo, figurati. Va a cercare quel che non c'è. Allora incontri il boccolo di sicuro. Salutamelo. Digli che in questa casa c'è sempre un posto per lui. Glielo dirò. Devo cercare di trattenerti? No, è inutile. Aspetta, anch'io voglio farti un regalo. Omaggio della casa. Grazie. Se vuoi restare, sei ancora in tempo. Lo dico per mio fratello. Cucù. Marianna non c'è più.